Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 23 dicembre. Allora, ovviamente in queste ore la cosa fondamentale è quella che riguarda la manovra finanziaria che è stata approvata questa notte. Allora, sulla manovra finanziaria cerchiamo di essere molto chiari, c'è un elemento di contenuti, cioè fatta bene, fatta male, quali tasse o quali spese taglierà, e c'è un elemento di forma, cioè come è stata approvata, cioè con un maxi emendamento che è passato direttamente al Senato, che non è stato valutato dalla Commissione, o è stato valutato molto provvisoriamente per pochi minuti, e poi immediatamente è stato votato con un voto di fiducia. Ieri c'è stato il piagnucolamento della Emma Bonino. Evitate di scrivere queste cose contro l'Emma Bonino sotto queste pagine, non è questo il punto. A me può stare antipatica, però insomma il rispetto nei confronti anche delle persone che possono essere vostre avversarie bisogna sempre tenerlo in conto. Ma oggi c'è una specie di monumento straordinario, molto più bello della bellezza di questo mare che ho alle mie spalle, che è stato scritto da Daniele Capezzone sulla Verità. Quando state là nel bar che vi dicono come è stata fatta male questa finanziaria, questo modo antidemocratico, la Bonino si è messa a piangere. Oggi Mario Monti, sapete come ha titolato il fondo del Corriere della Sera? Monti, bivacco in aula. Sembrava di essere ritornati, non so, al 1920, sembrava di essere ritornati ai moti dei socialisti che si alzavano in piedi perché non volevano che il re Vittorio Emanuele III potesse parlare. Bivacco in aula. Ma di che state parlando? Leggetevi oggi con grande tranquillità Capezzone. Io ho preso appunti perché neanche io me li ricordavo tutti quanti. Sì, buone vacanze anche a voi. Allora, però questi aspetti li dovete tenere, perché quando andate al bar e qualcuno vi dirà ma come è stata approvata questi qui, quanto la manovra fa schifo, ma quando vi dicono come è stata approvata potreste ricordare a questi signori, vi prego di farlo, quello che oggi scrive Capezzone, che conosce bene la Bonino perché entrambi sono stati radicali. Il 15 dicembre del 2006, non 500 anni fa, il 15 dicembre 2006 è stata votata la fiducia su un maxi emendamento. Sapete quando? Il 15 dicembre, quindi una settimana prima di oggi, lo stesso maxi emendamento, sempre a dicembre, sempre fiducia, sempre tutto quanto. Ma sapete in quel caso con quanto è stato approvato? 162 sì contro 157 no, cioè ha vinto quella manovra per 5 voti che sono stati dei senatori a vita, che hanno votato per far passare la manovra di Prodi. Chi era ministro all'epoca? La Bonino. Cioè quella che oggi piagnucola, all'epoca si è preso il voto dei senatori a vita sul maxi emendamento e il 15 dicembre per la finanziaria del dicembre del 2006, e oggi piange. Basterebbe che si ricordasse cosa è avvenuto nel passato invece di piagnucolare. Chiaro? Stupendo. 15 dicembre 2006, andate a vedere Wikipedia se non vi fidate di Capezzone, ma fidatevi di Capezzone. Chi era Presidente della Repubblica il 15 dicembre 2006 quando la Bonino era ministro e si porta a casa la fiducia il 15 dicembre con i voti dei senatori a vita? Chi era Presidente della Repubblica? Napolitano, quello che oggi dice anche lui con la Bonino. Ma secondo voi è la prima volta che avviene il maxi emendamento? Il maxi emendamento c'è sempre stato, la fiducia c'è sempre stata, dice Capezzone. Solo nel 2010, nel 2011 non c'è stato il voto di fiducia sul maxi emendamento per far passare la legge finanziaria, cioè sempre è stato esautorato questo bicameralismo considerato imperfetto, tanto che Renzi con un referendum voleva cambiarlo. Ma di che stiamo parlando? Sapete quando è stato votato il maxi emendamento del governo Gentilone? Il 23 dicembre. Stiamo qua a rompere le palle perché questi finiranno il 27 e il 28. Rompiamo le palle sui contenuti di questa manovra, non sul modo con cui è stata approvata. 15 dicembre del 2006 hanno votato i senatori a vita e la Bonino era ministro. 23 dicembre 2017, maxi emendamento votato del governo Gentiloni. Tutte le manovre hanno avuto il maxi emendamento. Poi dice giustamente Capezzone, in questo caso il Senato ha fatto una cosa molto peggiore rispetto al passato perché si è poco analizzato in commissione bilancio. Ma io chiedo a voi, se una cosa si esamina in commissione bilancio che era stata fatta da 30-40 parlamentari e non dai 315 che fanno parte della Camera nel suo complesso, anche questo non è una violazione della democrazia e della rappresentatività e delle minoranze? Ma di che stiamo parlando? Parliamo delle cose serie. Le cose serie sono che questa è una manovra che, come diceva ieri Ricolfi, oggi lo dicono meno perché oggi tutto il tema è quello di Monti, no? Corriere della Sera oggi che cosa ci dice? Bivacco in aula. Ma come si permette? Ma come si permette uno che viene pagato
pagato da noi contribuenti per essere andato in aula, certo con il suo loden, ma senza che nessuno l'abbia mai votato. È peggio il bivacco in aula di ieri o il fatto che quello abbia voluto farsi garantire il sederino per fare Presidente del Consiglio e poi non tornare a fare il suo mestiere, che era quello di professore universitario? Ma io direi che ce n'è da vedere tante. Oggi, molto divertente, oggi il giornale di Sallusti, con Sallusti durissimo nei confronti di Salvini. Perché è durissimo nei confronti di Salvini? Perché dice che in questo caso lui sta avallando una manovra finanziaria, entriamo nel merito, che fa schifo. Uno degli elementi fondamentali di questa finanziaria, perché è entrata nella finanziaria, un condono, non ve lo racconteranno così. Vedete, io non riesco a essere contro o a favore o partigiano per l'uno o per l'altro, bisogna dire le cose come stanno. C'ha ragione Capezzone, è stata approvata in maniera scandalosa? No, come tutte le altre volte. C'ha misure al suo interno che fanno schifo? Sì, questa finanziaria, questo saldo e stralcio, che per me va anche benissimo, è disgustosa, perché fino a poco tempo fa ci dicevano che non volevano i condoni. Saldo e stralcio è un condono mostruoso, cioè tu puoi saldare, stralciare cartelle esattoriali negli ultimi 17 anni se dimostri di avere un ISEE bassissimo. Ma Sallusti fa un caso molto tipico. Il papà di Di Maio ha cartelle esattoriali per 180.000 euro e quanto c'ha di reddito? Zero. Cosa c'ha in giro di reddito un grande evasore? Zero. Quindi risultano indigenti e potranno pagare al 30% cartelle da 170.000 euro. C'è una cosa fantastica. Come lo chiamiamo questo? Condono. Quando il Grillozzo vi dirà non hanno fatto il condono, ditegli sta di una cagata. Hanno fatto il decreto fiscale con sei tipi diversi di saldi, stralci, annullamenti, eccetera. E in più hanno fatto questo condono, che non è altro che un condono, che loro dicono essere per gli indigenti. A me sta benissimo. Prendete la foto di Di Maio e dite: papà tuo è un indigente, perché non ha mai dichiarato una lira, come spesso fanno gli evasori totali, e però oggi potrà stralciare e saldare le sue cartelle esattoriali. Hanno litigato fino a notte alta sugli NCC, non si capisce perché non si vogliono far lavorare questi noleggi con conducente, regoliamoli se vogliamo, ma sono regolati. I tassisti in genere e gli NCC sono due eserciti che si scontrano a Roma. Altra cosa che secondo me invece è molto interessante di questa manovra, l'ha voluta Bagnai, che è l'ideologo, diciamo, della Lega, quello che ci vuole fuori dall'euro, ma questa volta l'ha detta giusta, perché dice: chi è un pensionato che sta all'estero, ce ne sono anche qua in Thailandia, ne conosco alcuni, che sta qua all'estero, può ritornare in Italia, noi gli diamo una flat tax al 7% sulle pensioni invece che le aliquote che loro hanno, venissero in Italia a ripopolare, i comuni del sud fino a 20.000 abitanti. Sull'ecotassa invece stanno combinando un disastro totale, perché l'ecotassa, per farvela semplice, cosa farà? È costruita talmente male questa ecotassa, per cui essa andrà a punire ad esempio i modelli top della 500 e della Tipo, ma invece esonererà i SUV diesel, per un semplice motivo, che i SUV diesel, anche quelli belli cicciotti, l'ho letto oggi sul Corriere della Sera, quindi non su un giornale diciamo automobilistico, i SUV diesel producono meno CO2 di quanto faccia una 500 top di gamma Geni. L'altra genialata è aver ridotto da 9 miliardi a 3,6 miliardi, li voglio tutti quanti questi politici in trasmissione da me che mi spiegheranno che punteranno sugli investimenti, da 9 a 3,6 miliardi gli investimenti nei prossimi 3 anni. 5,4 miliardi di investimenti in meno, in realtà erano quelli incrementali rispetto a quelli già previsti nel passato. Savona, secondo La Verità, si lamenta perché dice: senza investimenti qua non riprendiamo a crescere. Devo dire la verità che sugli investimenti, anche qui bisogna dire, così come sulle pensioni, che sul loro indicizzazione che viene tagliata, così come sulle ecotasse che fece esattamente Monti, anche sugli investimenti tutti i governi quando si tratta di tagliare poi vanno a tagliare sugli investimenti, cioè le spese in conto capitali sono le più facili da tagliare. Vediamo che altro. Una buona la cronaca fatta oggi di tutto il casino parlamentare che è avvenuto ieri, casini parlamentari che avvengono sempre, fatta da Facci sul Corriere della Sera, che vi racconta l'improvvisazione di questi nuovi che arrivano al governo e che veramente non sanno che pesce pigliare. All'interno di questi retroscena il giornale Corriere Repubblica prendono uno spicchio che mi sembra piuttosto interessante, cioè che nel gran casino di ieri sera abbiano litigato molto sulle marchette dell'ultima ora le due componenti, Movimento 5 Stelle e Lega, che avrebbero
avrebbero litigato moltissimo con la Lega che difendeva i tecnici del tesoro, invece il Movimento 5 Stelle che diceva che c'erano queste manine dei tecnici del tesoro a rovinargli la loro straordinaria manovra finanziaria, che tali ovviamente non è. Capezzone ve ne ho parlato. La Raggi, per arrivare su altri temi, vuole che si utilizzi a Capodanno e non vuole vietare l'utilizzo dello spray al peperoncino a Capodanno, perché dice può essere utile alle donne per difendersi. La sua collega sindaca di Torino invece dice che è contraria e farà un'ordinanza contraria allo spray al peperoncino. Oggi è tutto finanziaria, poi siamo vicini alle feste, ci sono cose di questo tipo. È morto, e ve lo voglio ricordare perché in pochi oggi sui giornali lo ricordano, Boschi, che è un grande vulcanologo, è stato capo della Protezione Civile quando si trattava di parlare fu indagato come capo della protezione della commissione grandi eventi, grandi rischi per il terremoto dell'Aquila. Qualche genio aveva pensato che loro non potevano non prevedere il terremoto. Invece, siccome Boschi era una persona seria, aveva spiegato in tutti i modi che i terremoti non sono prevedibili. Chiaro? Indagato per, non so, omicidio colposo. Allora concludo con una cosa che mi riguarda. La scrive: anche se sono di buon umore, mi sono fatto un bellissimo bagno, dovrei essere un po' più sereno, e lo sono, se no quello che potrei dire è molto peggio, perché oggi leggo che Specchia sosterrebbe che il programma di Rete 4 che conduco, che si chiama Quarta Repubblica, che riprende il 7 gennaio, sarebbe sotto osservazione. Tutta Rete 4, basta fare 2 più 2, Specchia, 2 più 2, tutta Rete 4 quest'anno, come hanno fatto Italia Oggi, hanno fatto altri giornali, Rete 4 in prime time, cioè questi esperimenti di prime time, hanno portato un 10% di ascolti in più rispetto all'anno precedente, quindi produzioni che portano più ascolti, e Rete 4, grazie a Quarta Repubblica, che non sono soltanto io, ma è lo sforzo di un'azienda, sta andando benissimo su Quarta Repubblica, il lunedì contro il Grande Fratello e tutti questi grandi fiction che ci sono. Sotto osservazioni, caro Specchia, non ci sono io, ci sei tu per le cazzate che scrivi negli tuoi articoli, e sotto osservazioni ci sei stato per quelli flop e fenomenali che hai fatto in televisione e che ti sono rimasti qua. Vuoi fare televisione? Mandaci un curriculum, magari un posticino te lo troviamo, caro Specchia, oppure facciamo come abbiamo fatto con il tuo direttore Senaldi, che in quei programmi sotto osservazione voleva venire tante volte ed è venuto tante volte. Allora qual è il tema? Sotto osservazione un programma, non ci andiamo, Senaldi, no? O se no, sotto osservazione, caro Senaldi, metti le cazzate che scrive questo Specchia, che non si riesce a capire se, come tutti quelli frustrati che non riescono a fare televisione, parlano della televisione che fanno gli altri. Noi faremo tanti errori, ne commetteremo tanti nel futuro, ne facciamo, ma sotto osservazione il Natale da Specchia, ma perché ti rode? Stai tranquillo, fatti un bagno come sto per farmi anch'io. Detto questo, direi che per oggi è tutto. Ricordatevi, Capezzone, vale la pena leggerlo. Ciao!